l'idea che ha di dell'istituzione scolastica italiana, insomma. Che dire della realtà scolastica italiana? È un mondo in crisi, senza dubbio in crisi, pieno di persone di buona volontà. Il problema è che appunto l'istituzione principale di un paese non dovrebbe essere lasciata alla buona volontà delle persone che la attraversano, diciamo così. Che idea ha voluto dare degli alunni e degli insegnanti nello stesso tempo di oggi, insomma? Noi abbiamo raccontato semplicemente due mondi che non sono più capaci di comunicare. Questo è stato un po' il passaggio oltre verso la contemporaneità rispetto, non so, al film di Starnone, tratto da Starnone, no? Che è La scuola, ovviamente, che è un precedente ineludibile per chiunque faccia un film sulla scuola in Italia. Il passaggio ulteriore successivo è stato che quel film raccontava un momento di passaggio, il nostro racconta un momento in cui il passaggio è avvenuto, questa rottura si è consumata ed è una rottura che travalica i limiti prettamente scolastici e racconta appunto di questa impossibilità comunicativa in questo momento, e da qui siamo ripartiti in qualche modo. Com'è stato lavorare con il regista del film, Giuseppe Piccione? Giuseppe è sicuramente un grande regista, è stato un rapporto molto bello proprio perché noi rappresentavamo le due generazioni in qualche modo. Io ero più vicina ovviamente ai ragazzi e lui più vicino al mondo dei professori, e quindi raccontavamo anche empiricamente questa difficoltà di comunicazione. E però da questo incontro, diciamo, è nata una, insomma, per me è stato un incontro molto istruttivo. Giuseppe mi ha insegnato molte cose e spero di aver portato a lui un elemento più giovane, diciamo, nel racconto. Che consiglio darebbe ai giovani di oggi che vogliono fare gli sceneggiatori? Che consiglio do a loro? Di armarsi di tanta pazienza e di lottare perché sia un mestiere e non un hobby, perché il problema è che le retribuzioni sono scarse, il lavoro è un mondo molto chiuso e è un mondo profondamente in crisi in questo momento, per cui chi lo affronta adesso è in difficoltà. Qual è il suo film preferito? Il mio film preferito è Gertrude, credo, sì, Gertrude. Poi ho amato anche Diario di un parroco di campagna, perché amo molto Bernanò e amo quella cinematografia lì.